Allora, attualmente c'è un problema sicuramente tecnico su Regina Margherita che per carità Spieghiamo bene, perché Sì. se uno pensa che sia il cortile dietro, il cortile del Palabasletta praticamente, che dà su via De Amicis, via Camillo Rodolfi, è quella... Esattamente, No. esattamente. È un cortile che oggi viene utilizzato, diciamo, a servizio Della scuola. della scuola, anche di alcuni dipendenti, quando ci sono le partite, eccetera. Ci sono alcuni aspetti che sicuramente vanno verificati da un punto di vista tecnico per poterlo eventualmente rendere un parcheggio fruibile dal pubblico, insomma. E non solo l'entrata e l'uscita, va sicuramente fatta una verifica da una prima. Noi, da quello che so, da un primo responso, così com'è, non sarebbe al momento utilizzabile come parcheggio pubblico, però voglio dire, nulla vieta che si possano fare le valutazioni. Teniamo presente che oggi, cioè, dopo che si è arrivati alla riapertura, diciamo, di Piazza Sant'Ambrogio, poi i posti che sostanzialmente mancano. Non sono fortunatamente tanti, quindi perché sono quelli davanti Però a sempre Scagnelli, tanto, quelli 55 più una 30, sì, siamo a un'ottantina di posteggi, ecco, o meno. diciamo quello potrebbe essere una soluzione, però secondo me, visto che si parla di un ripensamento più generale dal punto di vista urbanistico e anche dal punto di vista ridisegno, diciamo, della città del centro storico. Anche l'argomento parcheggi, secondo me, va ragionato in termini più complessivi, in termini più complessivi di capire qual è l'esigenza. Allora andrebbe fatto un ragionamento generale, ma questo chiaramente a futura memoria, su come deve essere gestita il futuro della ZTL e del centro storico. Voglio dire, capisco un discorso di emergenza in cui puoi cercare di trovare una soluzione, però se parliamo di centro storico, di parcheggi, bisognerà anche capire come studiare un piano di parcabilità per il futuro che sia più complessivo, che sia più complessivo, anche perché noi abbiamo visto che alcuni interventi come la via Cairoli, che ricordo è stato fatto grazie tra l'altro al ritorno di un operatore privato, ha cambiato in maniera importante una via che sembrava praticamente ormai destinata, vi ricordate le polemiche, no? Al fallimento. Quindi, il ragionamento va fatto anche complessivamente. Lì è stata fatta, per esempio, una soluzione di compromesso, non la chiusura, ma una diciamo strettoia, quindi pochi parcheggi e macchine che possono procedere ma solo lentamente, con un percorso privilegiato che non è quello di passare la via Cairoli, che ha comunque rivitalizzato una parte del centro. Quindi, al di là di dire mi mancano dei parcheggi, li trovo da un'altra parte, che può essere una soluzione, diciamo, da pensare Emergenza. nell'immediato, un ragionamento più complessivo, anche dell'ottica dell'arrivo di 200 posti che ci saranno sotto la corna dei 50 posti in superficie, secondo me va fatto, visto che la premessa è stata, ragioniamo in un discorso, diceva Scarano, anche di medio e lungo periodo. Ragioniamo sull'emergenza, però tenendo presente di non rispondere solo a mi mancano quattro parcheggi, li trovo di lì, perché Sì, se si anche parla perché di. si scopre una biglia e fa un intervento Se si permanente. scopre il naviglio, fa un intervento permanente e chiaramente allora sì, ripensi alla viabilità, perché oggi sì, si riapre il cavalcavia, d'accordo, anche oggi comunque tu non puoi più, anche se arrivi dalla città, non puoi più girare a destra e devi comunque entrare, c'è sempre un unico punto di arrivo, quindi la gente che arriva anche dall'altra parte della città. Passa sempre da via 26 aprile. Si può studiare per carità, però io lascerei aperto il cavalcavia e vedrei come funziona la viabilità e poi semmai ci rifletterei Viste le nell'immediato. No, esperienze non del per quello, passato, no, non per quello, perché però l'accesso comunque. al centro fino alla via D'A non puoi accedere in quella zona del centro Però storico, eh? diciamo, Ragioniamo anche su sì, questo, ma ecco. un conto sono i ragionamenti, come Con dire, la via Naviglio immediati. Sforzesco chiusa, Sì, esatto, con la sì, sì. via Naviglio Sforzesco chiusa, è questo Però il un punto. conto sono i ragionamenti, diciamo, nell'immediato che. Sono soluzioni, tra virgolette, che si possono studiare d'emergenza, ma tenendo presente di un disegno complessivo, perché altrimenti rischi di dire ok, risolvo quel parcheggio di Regina Margherita, ammesso che sia fattibile, però vado a risolvere un problema senza
ragionare su un disegno generale, che è un ragionamento che invece mi sembra giusto. Non voglio continuare a parlare, però ascolta, si è parlato anche in quell'assemblea, in questo incontro con i commercianti, e molti hanno battuto su questo tasto della parcabilità di cui parlava sì. il vice sindaco Ceffa. Ecco, questo è fondamentale per gli operatori, e delle ipotesi, delle proposte sono nate proprio da questo incontro. Anche su questo c'è stata una maggioranza, l'unanimità, ecco, la richiesta era di, se c'era fosse stata la possibilità, di spostare gli stalli che sono adibiti ai pendolari, che occupano dal lunedì al venerdì quasi l'intero spazio della stazione, se ci fosse stata la possibilità di spostare una buonissima parte di stalli nel lato dove avrebbero dovuto arrivare le corriere. Esatto, Corso di Vittorio, vado a memoria. Corso di Vittorio. E qui in pratica libereresti molti spazi per il centro, ecco, devo dire la verità, che a pelle, senza valutare l'aspetto tecnico, più sensata questa rispetto a fare interventi su Regina Margherita, però mi sembra questo è importante. Poi loro avevano detto acceleriamo il confronto, penso che sia con RFI per l'acquisizione dell'ultima parte, d'accordo, per poter ampliare i parcheggi. Qualcuno ha anche detto si potrebbe anche costruire un multipiano, magari non troppo visibile, non troppo impattante, sai, alle spalle del distributore. L'idea c'era, questo ti porterebbe ad aumentare i posti auto in centro, a corona del centro, proprio nell'ambito del progetto di parcabilità, che porta anche ad ampliare, legato a tanti altri aspetti, la vivibilità del centro e l'accessibilità pedonale. Cioè, però Renato, bisogna prima creare i presupposti. Sono tutte belle idee, ma quando dico di ragionare complessivamente è perché faccio il multipiano e lì magari, se ragioni complessivamente, ti accorgi che può non servire, perché se arrivano 180 posti sotto la cona, magari serve di più avere un parcheggio in altre zone attorno al centro storico dove non c'è. Quindi il ragionamento, secondo me, si fa uno studio generale, si vede dove effettivamente flussi di traffico, esigenze di parcheggio, e magari lo vai a fare in maniera, ripeto, l'emergenza è una cosa, un progetto generale un altro, e poi allora lo vai a definire un eventuale altro parcheggio, dove io credo che l'amministrazione, adesso stiamo parlando del futuro, l'amministrazione può anche decidere di investire, di dire lì mi manca un'area, la vado a comprare, ad acquistare, a trovare, e perché lì serve, però deve essere fatto, secondo me, in un ragionamento più generale, nel medio periodo. Nell'immediato si trovano delle soluzioni, ma il sindaco l'aveva già detto, per risolvere l'emergenza. Ora è tutto incerto, se non sbaglio. Ma no? Dobbiamo innanzitutto avere ancora la certezza oggi delle tipologie esatte di carico. Noi abbiamo avuto delle indicazioni verosimili, ma poi quelle scientifiche sostanzialmente sono in arrivo. Sulla base di quelle chiaramente avremo anche quello che è il cronoprogramma che andremo poi a definire, perché poi l'urgenza te la dà veramente anche questo aspetto. Sui lavori c'è sicuramente la volontà di trovare modo di fare il più velocemente possibile, però bisogna tenere conto di quelle che sono le situazioni sicuramente ambientali. Occorre una verifica sicuramente su quello che sono gli elementi di contenimento, quindi i muri di sostegno laterale, per capire lo stato di salute di questi e capire cosa va messo in campo su questi. Una volta che si deve capire se va fatta una sostituzione, se vanno fatti altri tipi di interventi, e questo c'è un programma. E poi c'è la seconda variabile, che è quella delle acque. È chiaro che bisogna fare i lavori quando ovviamente non vi è l'acqua. Non fosse altro anche per un recupero di quello che è la parte, diciamo, di sottofondo vera e propria, no? Perché comunque anche quella va comunque un attimino presa assolutamente in considerazione. Quindi ci sono sicuramente una serie di elementi che poi il professionista dovrà mettere in campo e rendere organici, e metterli all'insieme di un progetto, quindi definito il progetto di un cronoprogramma di attuazione, fermo restando la volontà sicuramente di fare il più velocemente possibile.
Questo, ascolta, scusa se ti interrompo, ecco, era presente anche un tecnico dell'Estesia, che è Girondini, che sì, ha spiegato proprio queste problematiche, che c'erano gli aspetti tecnici, ecco, evidentemente. Poi ha detto, d'accordo, anche lui ha detto, attendiamo il responsabile, un ingegnere. Tu ti ricordi, che... benissimo, Scalando, perché sì, quando abbiamo rifatto il mercato, risponde sì, il mercato. Sì, è stato fatto per modellare un lavoro, tutto sommato, veloce. Però hai visto che sembrava poco invasivo, ma comunque lo era diventato, perché nel momento in cui si era deciso di intervenire sui paramenti murari, hanno dovuto smantellare, poi hanno trovato anche delle soluzioni abbastanza veloci, però l'impatto, se ti ricordi, c'era stato, perché comunque sono lavori che portano via metri quadrati di superficie, e quindi questi li sottraggono comunque all'utilizzo pubblico. E poi la, tra virgolette, invece fortuna è la condizione ambientale, perché le devi comunque concentrare in un lasso di tempo che è quello dell'asciutta delle acque, perché poi non è in autunno, non è regare i campi. I momenti in cui hai, di solito è la parte avanzata dell'autunno, sì, quando gli agricoltori non hanno più le necessità di irrigazione. Questo, tra virgolette, è una condizione ambientale che può essere sfavorevole sotto l'aspetto di acqua in sé, in realtà è un vantaggio perché ti comprime le tempistiche. Però poi i cementi armati, se deve essere una struttura magari cementata o rivestita, mettiamo, qualora fosse così, ha dei tempi di maturazione anche il calcestruzzo. Quindi tutto sommato bisogna che, sono tante variabili che poi il professionista dovrà tenere conto. È ovvio che il commerciante è preoccupato, oltre che per la tempistica, per questo tipo, che sia garantita l'accessibilità, che loro possano mantenere i negozi aperti e i clienti possano arrivare da loro, soprattutto poi introdurrai tu la zona del mercato coperto.